Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Le ultime puntate, devo ammettere che sono state molto corpose, sono state molto lunghe, ma ovviamente c'è una giustificazione a tutto ciò. Ragazzi, stiamo praticamente snocciolando la questione e stiamo arrivando praticamente alla parte finale diciamo, del gioco. Quindi è molto comunque probabile il fatto che ci siano comunque delle cose che bisognerà ancora, diciamo, sistemare da un certo punto di vista. Quindi bisognerà fare attenzione. Fondamentalmente, dovremo fare attenzione, ma per prima cosa dobbiamo andare alla hall perché Sasarai è pronto a raccontarci quello che è successo. Qui ora la situazione, cioè, incredibile. Luke era buono nel 2 e Sasarai cattivo nel 2, e nel 3 invece Sasarai è buono e Luke è cattivo. Adesso che Joe è qui, quali sono i vostri affari? Diciamo qui, quali sono i vostri affari qui? Vi ringrazio. Per benestare della diciamo della beatitudine del pastore Sasarai del Sacro Regno di Armonia, vorrei spiegarvi la presente circostanza. Non dice, vabbè, non c'è bisogno, Dios, ci penserò io stesso. Certo, ovviamente. Luke ha iniziato questa guerra. Ha usato, diciamo, il suo essere uno dei bishop del Regno di Armonia, per possedere il potere della vera runa del vento. Il suo intento è quello di possedere tutte le cinque rune elementali: fuoco, acqua, vento, terra e il tuono e il fulmine. E vuole in un qualche modo fare soltanto questo, cioè questo è il suo obiettivo. Adesso lui vuole distruggere le vere rune. Non abbiamo ancora capito qual è il suo scopo finale ancora. Se lui attualmente distrugge, cioè se lui vuole, se lui attualmente distrugge le rune, potrebbe essere devastante, persino peggiore rispetto a quando la vera runa dell'acqua è andata fuori controllo. Cosa potrebbe succedere? Al tempio abbiamo ipotizzato che potrebbe spazzare via l'intera Grassland. Potrebbero spazzare via l'intera Grassland. Le Grassland spazzate via. Speculazioni sono quelle che abbiamo. Quando l'ultimo Flame Champion ha rilasciato il potere della runa, diciamo l'intera armata del Sacro Regno di Armonia e molte persone delle Grassland sono morte dal fuoco. Questa è stata l'unica parte della vera runa del fuoco. Se la vera runa, venisse distrutta, immaginate che tipo di energia potrebbe essere rilasciata. Cioè, quindi quel casino l'ha creato quando è stata sigillata. Quindi figurati, no? Se dovessimo, diciamo, distruggerla e rilasciare il potere totale, no? Dice, quindi immaginate che casino che ovviamente ci sarebbe, no? Questa fortificazione, questo castello non avrebbe nessuna possibilità. Esatto. Ma Luke, ha perso l'appoggio del Regno di Armonia. Ora invoca delle bestie al suo posto, che non possono vivere per sempre, cioè che non possono essere evocate per sempre. Se conosciamo i suoi intenti, possiamo cercare di estrarre le rune dalla distruzione, cioè possiamo salvare le rune dalla distruzione. Non sarà così facile, con tutte queste rovine qui attorno.
Chissà quanto si avvicina, no, quanto siamo vicini alle Grassland. Chiedete a me della location. Bravo Nash. Chi sei tu? Sono Nash Clovis. Sono diventato oddio, un discepolo, mettiamolo così, un cliente, un servitore del Bishop Sasarai, Lady Chris e di Lord Salom. Lasciate perdere questo, vi ho portato delle informazioni riguardo ai pensieri o comunque al piano di Luke. Dovreste accogliermi con un applauso. Bene, dov'è lui? C'è una rovina del clan dei Sindar a nord del Great Hollow. La rovina è deserta, ma una volta è stata utilizzata per, cioè, ma una volta veniva utilizzata per dei rituali in larga scala. Luke e i suoi, diciamo, i suoi complici, sono stazionati lì e si stanno preparando alla cerimonia per distruggere le vere rune. Dobbiamo andare in quel sito subito. Neanche io sono riuscito ad ottenere queste informazioni. Come ci sei riuscito tu? Non possiamo perdere tempo, avendo a che fare con delle risorse diciamo, non veritiere o comunque non confermabili. Anche se provengono, diciamo, anche se provengono dal Bishop Sasara in persona, un endorsement sarebbe tipo una garanzia, no? Tipo, anche se mi garantisce il Bishop, una garanzia, cioè nel senso una raccomandazione, ecco, più che garanzia, una raccomandazione non garantisce che le tue informazioni siano corrette. Bene, allora, che ne dite se vi dicessi che queste informazioni sono state passate da me, da un uomo che conosci molto bene, Caesar? Un uomo che conosco bene. Che è suo fratello? Dannazione. Quindi mi credi adesso? Va bene. Suo fratello? Joe, le sue informazioni sembrano vere, cioè sembrano affidabili. Dovremmo dispatch. Vabbè, sì, dovremmo schierare le nostre armate in questo momento. Lui sembra una risorsa affidabile. Vi garantisco la sua credibilità io stesso. Siamo in tutto questo insieme. Tu usa la tua testa, noi usiamo le spade. E così sia. Joe, per favore, fa la tua decisione. Prima dobbiamo fare le formazioni di squadra. È una buona idea. Ah no, vabbè, ma queste sono già fatte in teoria, giusto? Come le ho fatte io. E adesso procediamo verso le rovine. No, però aspetta un secondo. Non abbiamo tempo per pensare a questo. Allora, io in realtà mi sta venendo un forte dubbio perché sto procedendo troppo in fretta verso sto finale. Io praticamente, cioè, dove li devo reclutare gli altri personaggi? Cioè, sto finendo praticamente il gioco e non sto reclutando più nessuno. Io non ci credo che siano finiti già i reclutamenti. Cioè, il tizio, quello del teatro, ancora non sono riuscito a reclutarlo. E lui dice che sta cercando i suoi compagni, ma io non ne ho trovati altri personaggi in giro per la mappa. E l'investigatore non me ne trovo altri personaggi da reclutare.
Cioè, io ho paura che... Io ho paura che abbia saltato a sto punto dei reclutamenti da qualche parte, ma mi sembra difficile sta cosa. O devo reclutarli, diciamo, più in là, ancora più in là, ma c'è un sesto capitolo addirittura? Non lo so, sono indeciso. Vado a salvare un attimo e vediamo se riesco a trovare qualche informazione sui reclutamenti, perché non può essere. Ok, ha cambiato dialogo. Quindi, oddio, quindi Yugo era considerato come un bambino. Cioè, Yugo è considerato come un child. Perché lui ha detto, devi portarmi tre uomini, due donne e un bambino. Quindi Yugo era considerato come bambino. Ecco perché non mi si triggerava. Io veramente, ragazzi, non so... Stavo veramente impazzendo su sta cosa. Però aspetta, non è detto che sia giusto, eh? Ah, grazie. Ah, ecco. Dove possono aprire un teatro? Sì. Ah, ho sentito di quel posto. Uno per tutti e tutti per uno, loro dicono. Ah, ok. Oh, l'ho reclutato quindi, finalmente. Ti prego, dimmi di sì. Perdonami. Oh. Vaffanculo, va, mi hai fatto perdere il gioco intero praticamente per reclutarti. Cioè, è incredibile questa cosa. Cioè, io ci sono andato non so quante volte. Veramente ci sono andato non so quante volte. E non mi ha mai triggerato sta scena. Preso dalla disperazione, ho detto: sai che ti dico? Yugo probabilmente viene considerato come bambino, come ragazzo, visto che lui mi dice tre uomini, due donne e un ragazzino, cioè un child, un bambino. Ho detto: vuoi vedere che Yugo mi viene considerato come ragazzino? E quindi mi sputtana la cosa? Ed effettivamente era così. Quindi avevo ragione in fin dei conti. No, vabbè, sta roba è pazzesca comunque. Tra l'altro ho notato che mentre cercavo i personaggi di cambiare i personaggi, che c'è anche Sasarai già nel gruppo. Però non mi è apparso la musichetta col dire drin 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 là, che l'ho reclutato. Ma Sasarai fa parte del gruppo ed è di livello 57. È un mostro praticamente. È letteralmente un mostro. Io ora, in tutto ciò che ho reclutato i personaggi, voglio vedere se l'investigatore mi sblocca adesso altri personaggi da reclutare. Anche se in realtà... ora non so se effettivamente sì. Cioè, io ora non so, vedi, questo è il problema, che non so se mi sono bruciato dei reclutamenti per questa cagata. Perché lui tecnicamente non ho più, vedi, scout non mi fa vedere nessuno. Scout non ne ho scout. Cioè non ho cioè o li devo trovare io per fatti miei o non ne ho idea. Veramente, non ne ho la più pallida idea. Vado a controllare un attimo lì, nella stele dove ci sono tutti i personaggi. Voglio vedere quanti ne ho, perché sono curioso di capire quanti ne ho. Vedete? 104 su 108. Quindi me ne mancano 4. Se una delle mie supposizioni è corretta, Luke, Sara, potrebbero essere altri due.
e sarebbero 106, ma gli altri due? Aspetta, io non vorrei che 1, 2 sono quelli che mancano e lui mi sta considerando meno 2 loro 2 perché sono morti. Scusa, ho altri spazi... Ah no, qua c'ho altri spazi vuoti. Sì. Ok, sono spazi vuoti, sono spenti perché non ce li ho, non perché non li posso più prendere. Ed gli altri ce li abbiamo tutti. A questo punto non lo so, ragazzi. Oh, minchia, mi rosicherei un sacco se proprio alla fine non riuscissi a reclutarli tutti, proprio all'ultimo secondo. Però non ci sono altri scout per ora, quindi è difficile sta cosa. Vabbè, niente, andiamo avanti per ora. Oddio, avevo messo in pausa, porca miseria, quindi forse ho fatto al contrario. Ora non so più cosa ho registrato e cosa no. Comunque, ho fatto le truppe, cioè nel senso, ho disposto le truppe. E Sasarai mi ha dato ufficialmente la conferma del fatto che fosse che si è unito alle 108 stelle e anche Dios. Quindi mo che si deve fare? Eccolo, vedi, qui c'è Dios. Devo uscire fuori al solito? Mi sa di sì, sta caricando, eh sì. Vedi, questa è tutta sezione prefinale. Ehi, hey, Yugo, sei pronto per andare? Mm-hmm. Oh mio, è così strano vedere i Karaya che combattono con le teste di ferro di Zexen fianco a fianco. Cosa c'è di sbagliato in ciò, Capo Lucia? Niente. So che le teste di ferro sono delle, diciamo, sono delle persone per bene. Io sono abbastanza compiaciuto di ciò. Quello che mi fa più, diciamo, più strano è che mio figlio è il comandante di questo gruppo. Sono successe un sacco di cose nel frattempo. Non sono sicuro di essere l'uomo giusto per questo compito. Tutto quello che devi fare è essere confidente, nel senso essere sicuro di te stesso e mantenere una buona immagine. So far so good, giusto Lucia? Esatto, sono molto orgogliosa di te, figlio mio. Madre, zitta. Shh. Non essere imbarazzato. Che milfona Lucia, madonna mia. Incredibile. Adesso ci dirigeremo verso le rovine dove questo rituale diabolico prenderà posto. Se dovesse avere successo... cioè tutto ciò che abbiamo detto di verrà comunque condotto dalle Grassland e Zexen. Aspettatevi delle bestie feroci che ci aspettano. Ma possiamo distruggerle. L'unico modo per salvare questa terra è vincere questa guerra. Combattiamo per tutta la gente che condivide questa terra e per gli spiriti che risiedono in essa.
Io prego che i cavalieri e i più coraggiosi guerrieri delle Grassland ci conducano alla vittoria. Con tutte queste spade e tutti questi coraggiosi soldati saremo invincibili. Io prego che questa guerra finisca, che questa guerra ponga fine a tutti i peccati del passato. Fa modo, fa che tutti noi possiamo essere protetti. Andiamo, oggi combattiamo come uno solo per proteggere questa terra. Ecco, comincia la battaglia. Ok, qua acceleriamo. Gli sconfiggi di nuovo l'unità di Huber. Le rovine sono proprio da questo lato. Ok, dovrebbero essere da quel lato. Non sarebbe grandioso se il nemico apparisse in qualsiasi momento? Che carini che sono venuti mentre stavamo scappando. Almeno avrò il mio pieno di sangue. Con il craft e con, diciamo, i seguaci possiamo evocare i nostri alleati attraverso il cancello di un milione di mondi. Wow! Quindi noi dobbiamo sconfiggere l'unità di Huber, ma l'unità di Huber è da questo lato, insieme a quella di Luke. Quindi noi dobbiamo andare verso questa parte. Quindi cos'è? Plains, plains, tutto plains qua. Ah, qui Castle. E qui Plains Hill. Qui plains, plains, eccetera, eccetera. E va bene. Allora, io direi che ci possiamo spostare. Ah, qua non ci possiamo andare? Scusa, perché non ci possiamo andare? Perché la mappa com'è combinata? Ah, minchia, va bene. E allora dobbiamo spostarci tutti qua. Vabbè, qui posso fare auto per ora. Tanto dobbiamo spostarci tutti, quindi almeno lo fa tutto da solo. No, non ci sono spostati tutti però. No! Minchia, ho utilizzato la runa, non la dovevo utilizzare là. Cacchio. Addirittura ho utilizzato una runa. Ok, la nostra unità è vittoriosa. Ma perché? No, no, perché fate queste cose? Niente, non devo fare l'auto. Niente, al solito tutti che attaccano Jack. Vabbè, niente, rip. Oh, bravi. Fate fuori subito l'armata. Ma ha cambiato comunque le armate, non sono più quelle che avevo prima. Minchia, a distanza li ha presi? Minchia.
Luke, il tempo si avvicina. Dovrebbe esserci più che sufficiente potere nel campo. Molto bene, lascio il resto a voi. Se rushate in questa maniera, non ci sarà per me nessuna gioia. Mi prenderò io cura di tutto ciò. Sara, non strafare. Andiamo con lui. Abbiamo disintegrato comunque l'unità, eh. Olè! L'unità di Geddo è vittoriosa. Andiamo con quella di Lily. Ma qui non c'è leader, perché sono tutte chimera, chimera, sirena. Ah no, la sirena è il leader. Qui stiamo rischiando. Rischiando. Aia. E l'unità di Lilly è andata a puttana. A puttane. Di Lucia può andare ad attaccare. Olè. Grandioso. E Water Rune, Lightning Rune, Heals. Curiamo l'unità di Fuch. Ok, spostiamoci di qua. Anche voi spostatevi di qua. Anche voi spostatevi di qua. Tu spostati di qua. E basta, posto. Quella cura. La puttanazza proprio, Madonna che fastidio che mi dà. Ok, noi invece ora ci spostiamo tutti qui. Ok, perché voglio che Uber esatto. Bene, allora, chi ha le rune? Lightning Rune, via. Perfetto, poi. Quicken Heal, Lightning Rune, vai, pronti. No, questa l'abbiamo già usata. Ok, utilizziamo Quicken. Ok. Lightning Rune, via. Perfetto. Uber, non tutto tutto il nostro potere. Via, giù con lui. Bene, entriamo veloci. Il gruppo dentro dovrebbe tagliare tutto in fretta. Benissimo. Disintegrato.
Facile, facile. Ecco, ora devo scegliere il party, giusto? Per intrufolarmi nel castello. Ce l'abbiamo fatta. Il combattimento è ancora in procinto là fuori. I nostri uomini dovrebbero essere in grado di gestire la situazione. Ma è qui che dobbiamo fermare il rituale. La distruzione della runa deve essere stoppata. Come faremo? Gli scout di Armonia sono già stati, sono già stati qui dentro. C'è un grande podio nel centro delle piattaforme dei quattro corridoi, dei quattro angoli. È molto tipico per una struttura dei Sindar. Questa struttura focalizza l'energia proprio al centro. Le quattro rune, fuoco, acqua, tuono e terra, sono probabilmente piazzate in queste quattro piattaforme. È Luke, Luke invece che possiede la vera runa del vento, si è messo sul podio. Quindi dovremmo andare dritti al centro. Non possiamo. Con le quattro rune posizionate c'è una sorta di campo magnetico attorno al centro che noi umani non possiamo penetrare. Dobbiamo prendere le quattro rune dalle piattaforme e successivamente convergere al centro. Il tempo sta scorrendo. Se Luke riesce a distruggere le rune, tutto quanto per migliaia di, cioè per miglia, sarà distrutto. Non potete neanche immaginare la forza che potrebbe essere rilasciata. Una singola runa ha un potere incredibile. Potete soltanto immaginare cosa possono farne 5 tutte insieme. Dobbiamo sbrigarci. Andiamo a prendere la piattaforma più vicina. Non è così che faremo. Prendere semplicemente una runa non sarà sufficiente per, rompere il rituale. Così come dici, il sito è già saturato di potere delle rune. Quindi ora si dividono in gruppi. Ecco, dovremmo dividerci in quattro gruppi. Ognuno deve andare verso una runa. Potrebbe essere tosta, ma se avremo successo, successivamente andremo verso il centro. È la nostra unica speranza, Milady. Esattamente, ma ricordate che il tempo che ci è concesso contro il passato. Sei stato molto fortunato. Va bene, dividiamo noi stessi in quattro gruppi e avanziamo verso le piattaforme. Yugo, Chris e Geddo saranno i leader ovviamente dei gruppi per riprendere le loro rispettive rune. E l'ultimo gruppo è quello di Sasarai. Ecco, sarà il mio ovviamente. Fammi venire con te. Sei serio? Sì, signore. Se perdiamo qui, perderemo il castello di Midgar e molto altro. Devo fare il mio meglio. Vengo con te, maestro Thomas. Insieme potremmo avere una possibilità. Andiamo. Adesso. No, no. Ma Cecil non l'ho allenato per niente. Non l'ho allenata per niente. È un casino. Geddo, vai alla piattaforma e stai attento ai nemici. Va bene. Facciamolo. Ecco, scegli il tuo party, Geddo. Ora devo selezionare tutti i membri del party. Vabbè, io mi porto la sua squadra, ovviamente. Porto la stessa squadra di sempre. Porto Ayla. Che sono forti. Ace. Queen, Joker e Jack. Come supporto ci portiamo lei che ha healing e discount e siamo a posto. Ok, buona fortuna. Ma praticamente ragazzi, ho finito il gioco e non ho preso tutte 108 le stelle comunque. Ho finito praticamente il gioco e non ho tutte 108 le stelle.
Perché questa è la parte finale, non c'è modo di reclutare. E non c'è modo di reclutare altri in generale. Cioè, o li ho persi e non me ne sono accorto, perché... Però è strana sta cosa, perché non me li ha segnati... Cioè, non me li ha segnati l'investigatore. È un po' una cagata sta cosa. Boh, vabbè. Ragazzi, detto ciò, direi che per il momento è tutto. Ci vediamo alla prossima con finalmente l'esplorazione dei templi.